Dal 5 ottobre la società Messina Servizi Bene Comune ha avviato ufficialmente le attività impiegando i suoi primi dipendenti nei servizi che già svolgevano con l'Ato 3. Gli ex lavoratori Ato 3 transitati nella Messina Servizi Bene Comune sono stati impegnati infatti nei servizi di pulizia e manutenzione ville e aree verde, servizi affidati direttamente dal Comune e per i quali Palazzo Zanca ha già pagato le prime fatture mensili. Dal 5 ottobre al 31 ottobre la Messina Servizi Bene Comune ha avuto un costo di 200.552 euro per funzionamento della struttura, contributi e servizi gestiti, ma la nuova società non avrebbe tutte le carte in regola per espletare i servizi. A denunciarlo Fit CISL, Will Trasporti e Fiadel, che hanno nuovamente interpellato l'Ispettorato del Lavoro, la Procura della Repubblica e la Città Metropolitana e l'INAIL per chiedere un urgente intervento ispettivo, non solo per la verifica delle autorizzazioni, ma in special modo per controllare che siano stati posti in essere tutti i necessari obbligatori interventi per la sicurezza dei lavoratori, anche ai fini assicurativi. Per svolgere attività di spazzamento e di scerbatura in ambito stradale è necessaria ed ogni autorizzazione, ricordano i segretari Lillo D'Amico, Giacomo Marzullo e Piero Fotia, che il personale che svolge tale attività deve essere fornito dei necessari permessi ed essere stato edotto dei rischi con idoneo corso di formazione, sottoposto a visita preventiva dal medico competente. Secondo quanto risulta ai sindacalisti, invece, la società Messina Servizi Bene Comune sembrerebbe non essere in possesso delle autorizzazioni necessarie. Dalla verifica all'albo dei gestori ambientali, scrivono i sindacalisti, Messina Servizi non risulta tutt'oggi ancora iscritta, ma sta ugualmente utilizzando personale per la pulizia della passeggiata a mare e di altri spazi verdi che per definizione giuridica e autorizzativa rientrano nella fattispecie spazzamento. Lo stesso accadrebbe per la scerbatura di strade e marciapiedi. Ecco perché D'Amico, Marzullo e Fotia chiedono l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro per capire se la società sta operando rispettando le regole.